Impianto di condizionamento non funzionante, ambienti trascurati, spazi enormi sprecati, una grave carenza di medici, infermieri e operatori sociosanitari al pronto soccorso e ancora barelle vecchie in numero insufficiente, mattonelle sconnesse, pavimenti pericolosi, muri cadenti e soffitto con infiltrazioni. Sono solo alcune delle criticità emerse durante il sopralluogo effettuato dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani, nell'ospedale di Gallipoli. Il nosocomio salentino è catalogato come ospedale di primo livello dall'ASL Lecce insieme a Scorrano, ma come spiegato dal consigliere regionale si tratta di una classificazione solo su carta. Non è assolutamente adeguato al posizionamento di primo livello in qualità di attrezzature, di strutture e anche di servizi. C'è la solita carenza di personale sia medico che infermieristico e di OS, ma abbiamo anche assistito a casi, sinceramente, che non avremmo mai voluto vedere. Non solo aspetti negativi, Pagliaro infatti mette in evidenza anche l'efficienza della camera iperbarica e la buona organizzazione del centro trasfusionale. Soddisfacente anche la qualità del servizio mensa. Nonostante il nostro percorso ci porti ad essere quanto più obiettivi possibile, cercando anche di vedere tutte le cose che funzionano, e tra queste ancora una volta va ribadito l'approccio assolutamente costruttivo da parte del personale medico, sottoposti oltretutto a turni estenuanti, con poche possibilità di riposarsi e di fare le ferie, perché sono, per fortuna, animati da questa voglia di essere al servizio dei pazienti. Porteremo anche questo caso di Gallipoli in Commissione Sanità, dove chiederemo un'audizione e proveremo ad avere risposte.